Grazie Presidente, colleghi deputati e deputate. La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal Tribunale di Cosenza nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio, pervenuta alla Camera il 21 giugno 2019. La Giunta ha dedicato all'esame della questione le sedute del 14, 21 e 29 aprile 2021 e del 5 maggio 2021, delle quali si allegano i resoconti. Il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Cosenza origina da una denuncia querela nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio da parte di Leonardo Sacco, legale rappresentante della Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, ente gestore del centro d'accoglienza per richiedenti asilo di Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto, per il reato di diffamazione di cui all'articolo 595, secondo e terzo comma del Codice Penale. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 13 giugno 2019, ha ritenuto infondata l'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, sollevata dall'indagata, ed ha sospeso il procedimento disponendo la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei Deputati. La domanda riguarda il post pubblicato alla pagina Facebook dell'onorevole Bruno Bossio in data 5 luglio 2015 con il seguente contenuto. Guardate chi usa le porcherie di Pollichieni per attaccarmi, il capo del CARA di Crotone, Erbuzzi de noi Andri, onorata di tanta attenzione, ancora non ho finito di indagare su come gestisci gli immigrati, verrò presto a farti visita. Tale post pareva far riferimento al precedente pubblicato dal querelante con il quale egli aveva condiviso l'articolo della testata Corriere della Calabria.it dal titolo Rimborsopoli, ecco perché si può parlare di Adamopoli, concernente il marito dell'onorevole Bruno Bossio. Il querelante Sacco rilevava contenuti diffamatori e minacciosi nei suoi confronti. Dagli atti presenti nel fascicolo, trasmesso alla Camera dei Deputati, emergono anzitutto le seguenti circostanze. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone ha ravvisato la propria incompetenza territoriale per il reato di diffamazione e chiesto l'archiviazione della denuncia, non rilevando gli estremi della minaccia nell'espressione «verrò presto a farti visita», proferita da un parlamentare che non assume connotati che lascerebbero temere condotte antigiuridiche. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha disposto la restituzione degli atti per incompetenza territoriale su entrambe le ipotesi delittuose, individuando la competenza del Tribunale Cosenza in luogo di residenza e domicilio dell'indagata. Il pubblico ministero della Repubblica presso il Tribunale Cosenza ha chiesto due volte l'archiviazione, sia per reato di minaccia, sia per quello di diffamazione. Il giudice dell'indagine preliminare presso il Tribunale Cosenza ha ritenuto invece fondata la querela per il delitto di cui all'articolo 595, comma terzo del Codice Penale in relazione all'espressione «il capo del CARA di Crotone, Erbuzzi noi Antri», da egli qualificata come oggettivamente offensiva. È opportuno svolgere due considerazioni su quanto riferito nelle premesse dell'ordinanza GIP di Cosenza. In proposito si rileva che, tra gli atti del fascicolo trasmesso alla Camera, vi è anche il resoconto dell'audizione del 20 ottobre 2015 in Commissione Antimafia del prefetto Mario Morcone, allora capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Nel corso dell'audizione, l'onorevole Bruno Bossio parlò del CARA di Sant'Anna, di Isola di Capo Rizzuto, riferendosi in particolare alla società fornitrice del servizio di catering e ai suoi rapporti con precedenti società ai cui titolari era stato sospeso il certificato antimafia, e riferì di una visita da lei effettuata al CARA stesso, sostenendo che il signor Sacco non avrebbe gradito la presenza di alcune persone che l'accompagnavano. L'audizione del prefetto Morcone ebbe luogo in una data successiva a quella di pubblicazione del post di Facebook e gli interventi della deputata Bruno Bossio nel corso di quell'audizione non possono perciò essere agli atti tipici alla base delle dichiarazioni poi oggetto di querela. Va tuttavia considerato il fatto che la visita al CARA si era svolta in una data precedente sia a quella dell'audizione sia a quella della pubblicazione del post. La seconda considerazione è in riferimento all'interrogazione numero 408566 presentata dall'onorevole Bruno Bossio in data precedente alla pubblicazione del post su Facebook e alla valutazione del GIP sul suo contenuto.
Al riguardo si rileva che nelle premesse dell'interrogazione, che contiene diversi rilievi critici concernenti la gestione del CARA di Isola di Capo Rizzuto, si dà conto di una visita al predetto centro effettuata il 22 maggio 2015 dalla parlamentare, accompagnata da altri esponenti politici, tra cui un altro deputato, e sono citati in un'inchiesta apparsa sulla testata Repubblica.it del 6 maggio 2014 e in un articolo L'Espresso Online del 2 marzo 2015, che richiamava una precedente inchiesta della medesima testata. Non v'è dubbio che l'interrogante Bruno Bossio abbia mosso pesanti critiche alla gestione del CARA, rilevate anche dal GIP di Cosenza, il quale però non sembra avere posto attenzione agli altri aspetti sopravvidenziati, la visita dei parlamentari e rinvio ad articoli di stampa online. Negli atti tipici dell'attività della parlamentare deputata Bruno Bossio si segnala anche l'esistenza di un'altra interrogazione precedente alle affermazioni oggetto di querela del signor Sacco. Si tratta dell'interrogazione a risposta scritta in commissione numero 503810, presentata il 16 ottobre 2014, nella quale è scritto che la gestione del CARA di Isola di Capo Rizzuto è stata già oggetto di controversie e perplessità sollevate dalla sottoscritta dopo una visita al centro conseguente alla documentata inchiesta giornalistica curata da Raffaele Cosentino e Alessandro Manzaroma ed apparsa su Repubblica.it il 6 maggio 2014 con il titolo «Milioni sulla pelle dei rifugiati». Nella seduta del 21 aprile 2021 la deputata Bruno Bossio è stata ascoltata in audizione dalla Giunta per le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 18 del regolamento della Camera. La deputata ha riferito che il signor Sacco risulta condannato per mafia in primo grado, con rito abbreviato a 17 anni di reclusione, e che nel processo di secondo grado è stata formulata una richiesta di condanna a 20 anni. L'onorevole Bruno Bossio ha poi sottolineato che quanto da lei pubblicato sui social è una proiezione delle sue iniziative ispettive condotte a partire dal 2015 sul centro di accoglienza per richiedenti asilo di Crotone. Tale attività ispettiva ebbe inizio a seguito della pubblicazione di inchieste giornalistiche che evidenziavano pesanti irregolarità nella gestione del cosiddetto pocket money, che risultava non essere effettivamente erogato ai migranti. Ha quindi ricordato di essersi recata per un'ispezione presso il CARA e di avere presentato due interrogazioni, la prima insieme ad altri deputati calabresi e la seconda con il deputato Ciauchi, e che dopo la presentazione di tale interrogazione è iniziata una campagna denigratoria nei suoi confronti via social network e non solo i suoi ma anche del deputato Ciauchi, condotta dal signor Sacco al punto che vi sarebbero stati presupposti affinché ella sporgesse querela nei suoi confronti. È stato evidenziato che nelle questioni fondamentali oggetto dell'attività ispettiva della deputata Bruno Bossio, la gestione del pocket money all'interno del CARA e l'affidamento del catering a una società riconducibile ai medesimi soggetti titolari di un'altra società che era stato oggetto di una misura interdittiva antimafia, la prima è al centro dell'interrogazione numero 408566 esaminata anche dal GIP di Cosenza, mentre la seconda è emersa sin dalla visita ispettiva del 22 maggio 2015, citata nella medesima interrogazione e in altri atti parlamentari. È stato altresì osservato che il contenuto dell'atto di sindacato ispettivo è stato probabilmente valutato in modo riduttivo e senza considerare adeguatamente la reale portata delle denunce ivi dettagliatamente circostanziate anche attraverso il rimando a inchieste giornalistiche. È quindi risultato evidente che nella sua attività parlamentare ispettiva, svolta sia prima sia dopo la pubblicazione delle dichiarazioni contestate, l'onorevole Bruno Bossio ha ritenuto di denunciare irregolarità nella gestione del CARA e di avanzare dubbi sulla legalità della stessa. Tali dubbi, come è noto, si sono poi dimostrati fondati in sede penale, vista la pesante condanna inflitta in primo grado al Sacco dal Tribunale di Cosenza per il reato di associazione di tipo mafioso. In tale contesto di riferimento al Sacco, come Buzzi e noi altri, appare in definitiva rappresentativo e riassuntivo di quanto in precedenza sostenuto in sede parlamentare dalla deputata in relazione alla gestione del CARA di Isola di Capo Rizzuto. Per le regioni sopra esposte è stata formulata quindi dalla Giunta la proposta di deliberare nel senso della insindacabilità. Nella seduta del 5 maggio 2021, infine, la proposta della Giunta di deliberare nel senso dell'insindacabilità è stata approvata con il voto favorevole dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. La Giunta ha deliberato pertanto nel senso che alle dichiarazioni rese dalla deputata Bruno Bossio, di cui al procedimento penale in oggetto, si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Grazie.
Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire la deputata Manuela Gagliardi. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. L'odierna richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ex articolo 68 prima comma della Costituzione riguarda un procedimento penale nei confronti della deputata Vincenza Bruno Bossio per il reato di diffamazione. Questo procedimento ha preso seguito da una denuncia querela presentata da Leonardo Sacco, legale rappresentante della Misericordia di Isola Capo Rizzuto, allora gestore del centro di accoglienza per richiedenti asilo di quella zona. La deputata avrebbe infatti, in risposta ad un post pubblicato su un social network del Sacco, in data 5 luglio 2015, avrebbe appunto scritto frasi ritenute dallo stesso Sacco diffamatorie e minacciose. In particolare, quindi, oggetto dell'odierna deliberazione è la frase «Guardate chi usa le porcherie di Pollichieni per attaccarmi, il capo del CARA di Crotone, erbuzzi dei noi altri, ancora non ho finito di indagare su come gestisci gli immigrati, verrò presto a farti visita». Allora, sulla parte delle minacce, la deputata è stata già più volte archiviata, proprio perché in realtà non si trattava di minacce ma semplicemente dell'esplicitazione dell'attività ispettiva che è prerogativa dei parlamentari. La deputata Bruno Bossio, diciamo che nei mesi precedenti, è importante ricostruire questa fase perché nei mesi precedenti rispetto a questa dichiarazione pubblicata nel post di Facebook che è oggetto del procedimento, aveva svolto a più riprese attività ispettiva a riguardo del CARA di Crotone, perché su questo centro di accoglienza c'erano diverse criticità. Lo aveva fatto la Bruno Bossio sia effettuando delle visite proprio fisiche, fisicamente presenti in struttura, sia attraverso il deposito di più atti di sindacato ispettivo. Le criticità della gestione di questo centro erano state evidenziate sia da inchieste giornalistiche che da indagini della magistratura. Io mi permetterei di dire che l'attività ispettiva svolta dalla collega Bruno Bossio era addirittura doverosa, considerato appunto il clima che si era creato su questa struttura. L'onorevole Bruno Bossio aveva soltanto l'intenzione, l'attività che ha posto in essere era solo finalizzata a fare emergere le eventuali irregolarità sulle gestioni del pocket money da una parte, perché all'interno del CARA un'indagine giornalistica svolta da una testata importante come Repubblica aveva fatto emergere l'ipotesi che appunto i denari che provenivano dal governo e che dovevano essere lasciati nella disponibilità dei rifugiati in realtà non erano mai stati agli stessi destinati. Repubblica titolava questa inchiesta con questo titolo: milioni sulla pelle dei rifugiati. E quindi, ripeto, doverosamente la collega ha svolto questo tipo di attività ispettiva. Ulteriori attività svolte erano appunto tese a verificare la regolarità di affidamento del servizio di catering, perché c'erano dubbi sulla società che in quel momento aveva ottenuto l'affidamento, soprattutto in considerazione del fatto che sembrava essere riconducibile agli stessi soggetti che avevano già ricevuto una misura interdittiva antimafia e quindi giustamente da attenzionare. Quindi l'onorevole Bruno Bossio ha evidentemente svolto un'attività parlamentare ispettiva denunciando irregolarità nella gestione del CARA di Crotone, oltre che ad avanzare dubbi sulla sua legalità. Dubbi tutt'altro che infondati, signor Presidente, visto che poi il signor Sacco è stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso. L'onorevole Bruno Bossio ha quindi, attraverso il post da cui è scaturita la denuncia querela, solo dato diffusione con il social network di riferimento alle sue iniziative ispettive, svolte con costanza fin dai primi mesi del 2015, quindi molto prima rispetto al post, e poi anche successivamente.
Quindi per tutte queste ragioni il gruppo di Coraggio Italia voterà a favore della insindacabilità ex articolo 68 primo comma della Costituzione delle dichiarazioni della deputata Vincenza Bruno Bossio. Grazie. Grazie a lei. Colleghi, io vi ricordo che dovete indossare la mascherina coprendo naso e bocca e soprattutto mantenere il distanziamento, così come ricordato anche dal Collegio dei Questori nella conferenza dei presidenti di gruppo. Ha chiesto di intervenire il deputato Catello Vitiello, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Voteremo a favore della insindacabilità, così come da proposta avanzata dal collega Saitta. Poche cose da aggiungere, anzi nulla, perché nella ricostruzione è stato esemplificativo di quello che è accaduto. La collega Gagliardi ha fatto riferimento anche a quelle che sono le origini di un'interrogazione parlamentare che ha portato poi a tutto questo. Però mi consentirà, Presidente, di aggiungere due cose. La prima, quando noi affrontiamo tutta la tematica dell'articolo 68, ci aspettiamo sempre che ci sia un vaglio giurisdizionale compiuto che in questo caso era alla portata del GIP, perché per ben due volte il pubblico ministero ha realizzato quello che noi in questa aula stiamo decidendo oggi, e cioè l'esercizio corretto e sacrosanto dell'attività del parlamentare extra moenia. E allora il nostro lavoro di giunta è un lavoro che in questa occasione diventa, consentitemelo, paradossale, perché il vaglio giurisdizionale avrebbe evitato tutto questo. Seconda nota, la relazione viene da un valente collega della Giunta, il collega Saitta, che rappresenta il Movimento 5 Stelle. Ha dato prova il Movimento, attraverso le parole del collega Saitta, di aver compreso finalmente che l'attività del parlamentare attraverso l'articolo 68 significa esprimere in libertà la tutela del cittadino che rappresenta. E in questo caso Enza Bruno Bossio ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto in maniera decorosa, continente e certamente adatta al ruolo che riveste, e questa prova di maturità noi non possiamo che applaudirla. Grazie al collega Saitta, noi siamo per l'insindacabilità per Enza Bruno Bossio. Grazie. Ha chiesto di intervenire il deputato Pietro Pittalis, ne ha facoltà. Il gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente voterà a favore della relazione ed esprime anzi apprezzamento per le argomentazioni esposte dal collega Saitta, e soprattutto perché si è trattato di un'attività legittima. E anzi mi preme esprimere alla collega Vincenza Bruno Bossio la solidarietà, perché un caso del genere non doveva neppure arrivare in Parlamento. Quando si mettono a repentaglio le prerogative, come ha fatto il giudice del Tribunale di Cosenza, ci deve essere la coscienza di questo Parlamento di riappropriarsi delle proprie competenze e delle proprie prerogative. Ha chiesto di intervenire il deputato Alfredo Bazzoli, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Anche il gruppo del Partito Democratico condivide pienamente la relazione e le conclusioni del collega Saitta. Anche a noi sembra questa una vicenda esemplare, e non per caso ha trovato l'unanimità dei consensi della Giunta, e ci aspettiamo che trovi anche l'unanimità dei consensi di quest'Aula. Non per caso, come ha ricordato prima il collega Vitiello, ben tre pubblici ministeri avevano chiesto che venisse archiviata la denuncia, perché era abbastanza palese l'esistenza della insindacabilità per l'attività svolta dalla collega Bruno Bossio. E ricordiamo che questa attività è consistita in attività ispettiva nel CARA di Capo Rizzuto, è consistita
in interrogazioni depositate per chiedere conto di una gestione disinvolta di quella centro di accoglienza. È consistita in attività anche in commissione antimafia, prima e dopo le dichiarazioni oggetto di querela. Quindi è una vicenda esemplare delle ragioni per le quali c'è l'articolo 68 della Costituzione, che serve esattamente a garantire la libertà dei parlamentari da ogni condizionamento, la libertà dei parlamentari da ogni possibile condizionamento. Questo è quello che è accaduto in questa vicenda. Queste sono le ragioni molto chiare, molto palesi, per le quali in questo caso è pacifica l'insindacabilità delle dichiarazioni espresse dalla collega Bruno Bossio, per cui noi voteremo convintamente a favore della relazione del collega Said. Ha chiesto di intervenire la deputata Ingrid Bisa, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Anche Lega Salvini Premier voterà a favore della relazione appunto fatta dal collega Said, perché come hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, è veramente paradossale che a fronte di due richieste da parte dei pubblici ministeri di archiviazione dei procedimenti nei confronti della collega Bruno Bossio, quest'Aula in qualche modo si debba sostituire a quel GIP che non ha voluto appunto accogliere quelle richieste di archiviazione. E quindi era lampante che l'attività che aveva fatto la collega Bossio nella precedente legislatura e anche in questa fosse comunque incentrata su quell'attività appunto di ispezione in questi centri appunto di immigrazione. Il fatto comunque che ci fossero degli atti parlamentari tipici e quindi interrogazioni parlamentari ed anche dell'ispezione veramente personale fatta dalla collega Bruno Bossio in questi centri immigrati, appunto avvalora il fatto che fosse assolutamente nell'esercizio di quelle che sono le sue funzioni di parlamentare a 360 gradi, in quella libertà che comunque ci garantisce l'articolo 68 della Costituzione. Quindi ribadisco appunto il voto favorevole della relazione appunto del collega Saita e quindi per l'insindacabilità nei confronti dell'onorevole Bruno Bossio. Grazie. Ha chiesto di intervenire il deputato Stumpo, ne ha facoltà, prego. Sì, grazie Presidente, molto velocemente, perché anche se non sono stato in giunta e non ho letto le carte, ma per conoscenza diretta di quanto accaduto, per essere stato anche insieme all'onorevole Enza Bruno Bossio qualche volta nel CARA di Crotone, non avevo bisogno di guardare le carte per sapere perfettamente che il lavoro svolto dalla collega era un lavoro diretto e mirato a migliorare la qualità del servizio che c'era, e quello che è successo nel CARA ne è stata la conseguenza poi che abbiamo vissuto. Per questo dichiaro il voto per noi favorevole di LeU alla risoluzione. Grazie. Ha chiesto di intervenire il deputato Gianfranco Di Sarno, ne ha facoltà. Grazie Presidente, come è stato ampiamente esposto dal relatore Saitta, la giunta di autorizzazione a procedere è stata chiamata a valutare sull'insindacabilità di questo caso. Dalla documentazione in possesso della Giunta si evince che la deputata ha effettuato molte visite nelle carceri anche senza preavviso e di essersi anche occupata a lungo dei centri di accoglienza per i migranti, tra cui il CARA di Crotone, nell'ambito di una più ampia attività di verifica e del rispetto di diritti costituzionalmente garantiti, oltre che dei diritti umani in tale strutture. Si fa notare che tali attività sono state anche al centro di un'interrogazione parlamentare, pertanto si ritiene che è evidente che le attività poste in essere dalla deputata Bruno Bossio siano nelle sue rispettive prerogative parlamentari, e pertanto, come nelle ragioni ampiamente esposte in quest'Aula, propongo a nome del Movimento 5 Stelle di votare per l'insindacabilità. Grazie. Grazie a lei. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al DOC 4 ter numero 18A concernono opinioni espresse dalla deputata Vincenza Bruno Bossio nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68
della Costituzione. Chi intende esprimersi per la insindacabilità delle opinioni espresse deve votare sì, mentre chi intende esprimersi per la sindacabilità deve votare no. Dichiaro aperta la votazione. Hanno votato tutti? In aula hanno votato tutti? Cerra. Rossini. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 305, contrari 5. La Camera approva.